brutale rapina in un appartamento di via Laura Bassi. Un imprenditore bolognese di 75 anni è stato picchiato da due banditi che gli hanno portato via più di 20.000 euro e diversi orologi d'oro. Prima di fuggire lo hanno anche legato a una sedia. Studenti delle superiori, Draghi, Ribelli, attivisti di Santa Insolvenza c'erano tutti oggi a manifestare a Bologna nella giornata internazionale di mobilitazione contro la crisi. Nessun incidente, ma città in tilt per un doppio corteo, blocchi stradali improvvisati e blitz contro le banche. È un giudizio positivo quello espresso dai parlamentari bolognesi sul governo Monti, che oggi ha avuto il suo primo appuntamento importante in Senato, dove in serata sarà votata la fiducia, domani il voto alla Camera. Il comune di Bologna conferma il no allo spegnimento di Sirio a dicembre, in arrivo pedonalizzazioni extra, delusi i commercianti che oggi sono saliti a Palazzo da Curzio, mercoledì è previsto un nuovo incontro con l'amministrazione comunale. Non ronde, ma impegno cittadino, lo dice Manes Bernardini, leader della Lega Nord di Bologna, al termine della notte verde al quartiere San Donato. I militanti del Carroccio hanno sfilato nella zona del parco Magazzari, dove i cittadini si lamentano per il degrado. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca, violenta rapina ieri sera in zona Murri a Bologna. Un uomo di 75 anni è stato aggredito nella propria abitazione da due banditi che l'avevano seguito mentre rientrava a casa. Gli hanno portato via l'orologio d'oro e più di 20.000 euro. Vediamo il servizio di Federico Balletti. Forse i banditi sono stati attirati dalla Porsche che la vittima aveva appena parcheggiato in garage e dal vistoso orologio d'oro che aveva al polso, ben visibile visto che indossava soltanto un cardigan. Così lo hanno seguito fin dentro casa e lo hanno aggredito. È un bolognese di 75 anni, la vittima della brutale rapina avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in via Laura Bassi Veratti, zona Murri. L'uomo è salito in ascensore, sul pianerottolo si è trovato davanti i malviventi. Entrambi erano mascherati con cappelli e sciarpe, uno impugnava una pistola con la quale i due l'hanno minacciato per costringerlo a farli entrare in casa con lui. Si sono fatti consegnare l'orologio che indossava, un IVC in oro e 700 euro che aveva in tasca. Poi lo hanno picchiato e costretto ad aprire anche la cassaforte dove hanno portato via circa 20.000 euro e altri orologi di valore. Prima di fuggire lo hanno anche legato a una sedia con nastro adesivo, guadagnando circa un'ora prima che l'uomo riuscisse a liberarsi e a chiamare la polizia. Della violenta aggressione avvenuta in via Laura Bassi, ora si stanno occupando gli investigatori della squadra mobile, che indagano anche su altre rapine avvenute negli ultimi giorni in città, sempre ai danni di persone con al polso vistosi orologi di marca. Due giorni fa l'aggressione a una coppia in via Friuli Venezia Giulia, ieri altri episodi simili. In via Vittorio Veneto, zona Saffi, un uomo di 80 anni è stato rapinato di un Longini in oro nell'androne del suo condominio. Un altro anziano è stato derubato, questa volta del finto Rolex che indossava, in zona San Vitale. Non si esclude che dietro tutte le rapine ci possa essere un'unica banda. E sempre in zona Murri c'è stata un'altra aggressione per strada. Una ragazza di 27 anni è stata rapinata da due uomini che le hanno anche spruzzato in faccia uno spray irritante. Successo in via degli Ortolani. La giovane di origine coreana è stata avvicinata da due uomini con la scusa di chiedere un'indicazione stradale. Poi l'hanno stordita con uno spray che le ha provocato un forte bruciore agli occhi e le hanno portato via la borsa con documenti, effetti personali e il telefonino. Voltiamo pagina. Anche a Bologna, come in tutta Italia, oggi ci sono state manifestazioni degli studenti e non solo, nella giornata internazionale di mobilitazione contro la crisi. Sotto le due torri non ci sono stati, per fortuna, incidenti, ma la città è stata mandata in tilt fra cortei e blocchi stradali. Vediamo. Studenti delle superiori, Draghi, Ribelli e Insolventi c'erano tutti oggi a manifestare nel centro di Bologna per lo Student Day, la giornata internazionale di mobilitazione contro la crisi. Un doppio corteo al quale si sono aggiunti blocchi stradali improvvisati e blitz contro le banche, che ha animato e colorato di protesta le strade ma anche creato parecchi disagi al traffico. I primi a scendere in piazza sono stati gli studenti medi, circa un migliaio, che hanno sfilato lungo i viali e fatto sit-in all'altezza di alcune porte. Poi si sono aggiunti gli attivisti di Santa Insolvenza, reduci dallo sgombero di ieri dell'ex cinema Arcobaleno, e alcuni dei Draghi Ribelli che qualche giorno fa se ne sono andati dall'ex mercato di via Clavature. Ancora blocchi stradali in via Saffi a Porta Saragozza e tanti striscioni contro la crisi, il precariato, gli stage non pagati. Non mancano slogan e vignette contro il neo premier Mario Monti. A terra vengono sistemate carte da gioco in cartone con i volti dello stesso Monti, di Bersani, Trichet e Berlusconi. Nel mirino finisce anche Anna Maria
Maria Cancellieri, neoministro degli interni ed ex commissario di Bologna, raffigurata come una regina di picche. Durante la manifestazione sono state compiute anche azioni dimostrative contro una filiale Unicredit, la stessa banca presa di mira anche ieri, e alla mensa universitaria di Piazza Puntoni. In tarda mattinata i vari cortesi sono sciolti e la situazione è tornata alla normalità, ma solo fino alla prossima protesta. Primo appuntamento importante per il governo presieduto da Monti, che oggi ha affrontato la prova del Senato. Il Premier ha presentato il programma. Questa sera ci sarà il voto di fiducia. Domani è atteso invece il voto di fiducia alla Camera dei Deputati. Anche i parlamentari bolognesi seguono naturalmente con attenzione questi momenti importanti. Abbiamo sentito alcuni esponenti di diversi partiti. Vediamo il servizio. I parlamentari bolognesi esprimono un giudizio positivo sul governo presieduto da Mario Monti e che vede l'ex commissaria Anna Maria Cancellieri agli interni e Piero Gnudi al turismo e allo sport. Ora lo attendiamo alla prova dei fatti, dicono. Mi pare un governo dotato di competenze, lo attenderemo alla prova dei fatti e collaboreremo e verificheremo attentamente i provvedimenti che saranno illustrati. Auspico che il dottor Gnudi, come gli ho scritto personalmente, possa dare il suo contributo per il benessere della città e credo di non dover aggiungere altro. Ecco, io ritengo però che questa sia una fase di transizione e che sia necessario che la politica si appropri al più presto del suo spazio. Giudizio positivo, governo che si è costituito in modo rapido e meditato nel contempo, con una grande consapevolezza dei problemi del Paese, che sono legati alla sua credibilità, ma che sono legati anche al fatto che bisogna mettere in campo delle riforme per la crescita e per l'equità. Il giudizio è estremamente positivo. Le persone che fanno parte di questo governo sono competenti e professionali e hanno tutte le caratteristiche per poter portare il Paese fuori dalla grave crisi economica che sta attraversando. Certo, anche la politica deve fare il suo compito, il Parlamento deve essere coeso, unito ed avere senso di responsabilità. Se così sarà, non vinceranno solo i tecnici, ma vincerà anche la politica, che tornerà a fare il suo ruolo centrale. Ecco, un giudizio anche sulla Cancellieri e su Gnudi. Due persone che hanno dato molto a Bologna e continueranno a dare molto alla nostra città. Bologna ne deve essere fiera. Sulla Cancellieri devo dire che è stato per me un momento di gioia, perché è una persona che io stimavo molto, che ha veramente un funzionario pubblico eccezionale, quindi mi ha fatto molto felice. E su Gnudi è un altro personaggio di altissimo livello, quindi ovviamente anche quello è un nome che fa bene al governo. Stamattina le associazioni dei commercianti hanno incontrato l'amministrazione comunale a Palazzo d'Accursio per discutere di vari temi, tra cui la richiesta di spegnimento di Sirio in alcuni giorni a dicembre per favorire lo shopping natalizio. Vediamo il servizio. Il Comune conferma il no allo spegnimento di Sirio e archivi anche per il futuro la richiesta dei commercianti. Per facilitare lo shopping in centro ci saranno più autobus in circolazione e agevolazioni sul biglietto ATC. Inoltre, dopo i T-Days del 3 e 4 dicembre, arriveranno anche le pedonalizzazioni temporanee di alcune strade, come per esempio la parte di Via Zamboni più vicina alle Due Torri. Dopo oltre due ore di discussione, che ha toccato anche l'ordinanza su Via Petroni, i commercianti non escono sicuramente entusiasti dall'ufficio del sindaco, anche se le somme saranno tirate mercoledì. Non vado via soddisfatto, vado via preoccupato, sottolinea il presidente di Confesercenti, Sergio Ferrari. Sulla stessa linea il direttore di Ascom, Giancarlo Tonelli. L'incontro non è andato bene per quello che riguarda il tema di Sirio. Le posizioni sono rimaste molto lontane. Alla richiesta che come associazione commerciante abbiamo presentato di spegnere nel mese di dicembre, tendenzialmente le domeniche più l'8 dicembre, Sirio, l'amministrazione non ci ha dato questa disponibilità.
avevamo chiesto questo provvedimento nel mese più delicato e più importante dell'anno per dare un segnale concreto di attenzione nei confronti delle attività del commercio che, come tutte le altre nostre attività economiche, purtroppo in questo momento stanno segnando una difficoltà di fronte al calo dei consumi, e il mese di dicembre sappiamo bene che è il mese più importante per tentare un recupero. I commercianti hanno chiesto che l'amministrazione si impegni a realizzare dei parcheggi. Noi crediamo che da questo punto di vista sia strategico dotare la nostra città, il nostro centro storico, di un numero maggiore di parcheggi, non necessariamente grandi, ma molto diffusi. L'amministrazione su questo ci ha detto che comunque è d'accordo invece nell'inserirlo nel piano degli investimenti. C'è un tema aperto, perché sicuramente oggi i mezzi economici a disposizione dell'amministrazione comunale non sono necessari e sufficienti per poterli realizzare, e noi abbiamo dichiarato la disponibilità come associazione commercianti, magari anche in collaborazione con Lega delle Cooperative e Collegio Costruttori, che sono le due realtà associative che rappresentano le aziende edili e di costruzione, di intervenire anche con Project Financial proprio per poter costruire e realizzare questi progetti tramite fondi privati. E sempre in tema di mobilità urbana, non c'è compattezza all'interno della maggioranza di Palazzo da Curzio circa il People Mover. I vendoliani di SEL e i Verdi hanno presentato alla Giunta una maxi interrogazione, la quale chiedono all'esecutivo rassicurazioni sulla sostenibilità economica del progetto e non solo. Il servizio di Gabriele Sciarra. Dopo l'Italia dei Valori, anche i vendoliani di SEL e i Verdi a Palazzo da Curzio vogliono precise risposte dalla Giunta Merola sul People Mover. A questo proposito hanno depositato una maxi interrogazione sull'opportunità e la sostenibilità dell'opera, e le risposte sono attese nel giro di 15 giorni. In particolare, i consiglieri che fanno capo ad Amelia Frascaroli invitano l'esecutivo a procedere con i piedi di piombo su un progetto che, a loro dire, ha ancora delle incognite, soprattutto per quanto riguarda i costi, sia quelli di costruzione che quelli di gestione. Questa è la prima domanda dell'interrogazione questionario, ma altri punti hanno a che fare con la capienza dei mezzi, gli assetti societari della Marconi Express, il confronto con l'opzione SFM e la sicurezza del sistema su monorotaia. Risposte simili le attendono però anche i grillini del Movimento 5 Stelle, che recriminano anche l'assoluta indisponibilità della Giunta a fornire delucidazioni sulle questioni poste. I precedenti non incoraggiano, dicono quelli del SEL. Negli ultimi 20 anni sono stati presentati molti progetti sulla mobilità, la cui fattibilità si è poi rivelata tendente allo zero. Questo perché, concludono, sono stati calati dall'alto senza creare il necessario consenso trasversale tra amministrazione, forze sociali e politiche, popolazione e forze economiche. Il Comune di Bologna vara una serie di super sconti per agevolare i dipendenti ad usare l'autobus al posto dell'auto. Vediamo il servizio di Simone Iannessa. Palazzo da Curzio, come Groupon, acquista un pacchetto di 3.500 abbonamenti a TC Ferri e li propone ai dipendenti del comune a prezzi stracciati di 50 euro a fronte degli attuali 115. Il paragone con il gruppo d'acquisto, che ha ormai fatto il giro del mondo e di tante città italiane, fra cui anche Bologna, non è scontato né azzardato, e certo ha un unico obiettivo: incentivare i dipendenti comunali, ma non solo, a preferire l'uso dell'autobus a quello dell'automobile. Il tutto per un costo complessivo che si aggira sui 620.000 euro, di cui 220.000 peseranno sul bilancio 2012, mentre i restanti 400.000 sono il frutto del recupero di una variazione di cassa sul 2011. L'operazione si rivolge per il momento ai 5.000 dipendenti comunali, e a chi fa notare che il numero di abbonamenti acquistati è di molto superiore al totale dei dipendenti oggi abbonati, l'assessore al traffico e alla mobilità Andrea Colombo fa notare che l'idea è quella della sfida e lo scopo è quello di convincere ad andare in bus chi oggi utilizza l'auto, giocando naturalmente sulla carta del risparmio. Perché per primi i dipendenti comunali? Per il semplice motivo che la Giunta vuole partire con l'opera di persuasione proprio dalla sua squadra. Ed il risparmio in effetti c'è. I dipendenti per l'abbonamento a TC Fair sborseranno 50 euro, 115 invece i dirigenti, mentre per quanto riguarda Trenitalia gli sconti per le due categorie saranno rispettivamente di 180 euro e di 121 euro circa. Già in passato il Comune aveva studiato agevolazioni per incentivare all'uso di bus e treni, promuovendo sconti
sconti a quanti ne facevano richiesta. Oggi però è cambiata la formula. La Giunta ha acquistato 3.500 abbonamenti ad un prezzo fisso di 165 euro l'uno, seguendo la logica che comprando uno stock il risparmio è più ampio. Un'idea dunque che assomiglia molto a quella dei gruppi di acquisto sul modello di Groupon, Groupalia o altri. L'importante, aggiungiamo noi, è che funzioni. Non ronde, ma iniziative che spingano i cittadini a recuperare parti importanti della città, a riappropriarsi di zone degradate. Lo propone il leader della Lega Nord di Bologna, Manes Bernardini, al termine della Notte Verde che si è svolta ieri sera nel quartiere San Donato. Il servizio è di Massimo Ricci. Passeggiata contro il degrado che interessa alcune strade e per portare maggiore attenzione alle periferie. È la terza notte verde organizzata dalla Lega Nord di Bologna dopo quelle in Via del Lavoro e alla Bolognina. Gli esponenti del carroccio bolognese si sono dati appuntamento al parco Magazzari vicino a Via San Donato, chiamati da alcuni residenti che vivono situazioni di disagio. La situazione è molto critica, cioè qui il degrado la fa da padrone. E i parchi sporchi, invivibili, si ha paura uscire la sera. Io ho una bambina di 10 anni e da sola in giro qua non ci va assolutamente. Io mi ricordo, sono nata in questo quartiere, ho 37 anni, a 8 anni io venivo giù da sola nel parco, tranquillamente, ci conoscevamo tutti, mia mamma dalla finestra mi chiamava all'orario per andare a cena, andavo su, mia figlia queste cose non lo può fare. I pakistani, che non si capisce perché e per come, continuano ad avere delle attività sempre aperte, 24 ore su 24, vendendo alcolici là dove l'alcolico dovrebbe essere vietato anche ai minorenni. È sporco, sporco dappertutto, e anche se chiamiamo i vigili, chiamiamo i carabinieri, mi sembra proprio che non facciano poi niente. A guidare la delegazione leghista il numero uno del carroccio bolognese Manes Bernardini, che alla fine della serata propone alcune soluzioni. È un impegno maggiore di pattugliamento della zona, specialmente del parco, rivedere anche l'impianto di illuminazione, un po' di manutenzione, un po' più di sicurezza e perché no coinvolgere anche i cittadini, quello che può essere un aiuto diretto da parte anche dei bolognesi a recuperare parti importanti della città. Questo non vuol dire sicuramente ronde, ma vuol dire riappropriarsi di pezzi importanti di Bologna, compresi i parchi, che spesso sono veramente le zone calamita per chi vuole bivaccare, fare spazio e tutto quello che comunque crea disagio e rende vivibile certe zone di Bologna. Ci vediamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con altri servizi e altre notizie. Tra poco. Di nuovo in studio con TG. Prima di andare avanti, rivediamo insieme i titoli del nostro telegiornale. Brutale rapina in un appartamento di via Laura Bassi. Un imprenditore bolognese di 75 anni è stato picchiato da due banditi che gli hanno portato via più di 20.000 euro, diversi orologi d'oro. Prima di fuggire lo hanno anche legato a una sedia. Studenti delle superiori, draghi ribelli e attivisti di Santa Insolvenza c'erano tutti oggi a manifestare a Bologna nella giornata internazionale di mobilitazione contro la crisi. Nessun incidente, ma città in tilt per un doppio corteo, blocchi stradali improvvisati e blitz contro le banche. È un giudizio positivo quello espresso dai parlamentari bolognesi sul governo Monti, che oggi ha avuto il suo primo appuntamento importante in Senato, dove in serata sarà votata la fiducia. Domani il voto alla Camera. Il Comune di Bologna conferma il no allo spegnimento di Sirio a dicembre, in arrivo anche pedonalizzazioni extra. Delusi i commercianti che oggi sono saliti a Palazzo d'Accursio, mercoledì è previsto un nuovo incontro con l'amministrazione comunale. Non ronde ma impegno cittadino, lo dice Manes Bernardini, leader della Lega Nord di Bologna al termine della Notte Verde al quartiere San Donato. I militanti del carroccio hanno sfilato nella zona del parco Magazzari dove i cittadini si lamentano per il degrado. Andiamo avanti con il giornale. Torna a Casalecchio di Reno la rassegna intitolata Politicamente Scorretto. 10 giorni dedicati al tema della lotta alle mafie. Vediamo. 10 giorni dedicati al tema della lotta alle mafie e dalla memoria di Libero Grassi nel ventennale del suo omicidio. Torna a Casalecchio di Reno Politicamente Scorretto, la rassegna che da sabato al 29 novembre parlerà di legalità attraverso la letteratura, il cinema, la musica, gli incontri e i dibattiti. Sotto l'organizzazione del Comune di Casalecchio e la regia dello scrittore Carlo Lucarelli, Politicamente Scorretto ospiterà fra gli altri Don Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia e Nando Dalla Chiesa. Sabato 26 ci sarà anche Pina Maisano, la vedova di Libero Grassi, nella serata a tributo all'imprenditore siciliano ucciso nel
nel 1991 per il suo rifiuto di pagare il pizzo. Siamo arrivati alla settima edizione, ha detto Lucarelli, e il programma è sempre più corposo. Si allunga l'elenco delle persone e delle associazioni che collaborano, perché gli argomenti proposti continuano ad essere attuali. Abbiamo messo il dito nella piaga, parliamo di cose che ci servono e ci interessano. Infatti sono molte le realtà che a vario titolo collaborano con la rassegna, da Libero ad Avviso Pubblico, ha sottolineato Lucarelli. Politicamente scorretto sarà un ciclo di incontri che nelle sue storiche sedi sparse per Casalecchio darà spazio al teatro con 4 spettacoli in programma, alla musica in collaborazione con il meeting delle etichette indipendenti e dalla letteratura noir con un focus speciale sulle donne gialliste e i personaggi femminili. Ma senza dimenticare la lotta alle mafie, quest'anno l'attenzione sarà in particolare sull'infiltrazione della criminalità organizzata nelle regioni del Nord Italia. E tornano al Teatro Odeon di Bologna Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi in Attenti a quei due, con la sceneggiatura di Charlie Kaufman. In attesa dei due comici, Alessia Salvatori ne ha parlato con il direttore artistico del Deon, un teatro a cui Giacobazzi e Pizzocchi sono molto legati affettivamente e professionalmente. Vediamo. Dal 18 al 20 novembre arriva al Teatro Deon di Bologna La Risata, ovviamente con Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi e con, ovviamente, Attenti a quei due. Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi sono nati in questo teatro, al Teatro Deon, tanto è vero che loro dicono il Teatro Deon è nostro. Giacobazzi farà ancora la spalla di Pizzocchi come agli inizi? Sì, e lo rifaranno. Perché loro questo gioco lo mantengono perché sono molto amici. Quindi Giacobazzi non dimentica mai le origini, anche in questo è grande, perché lui riconosce a Pizzocchi tutto quello che è di Pizzocchi, tutto quello che ha imparato lui dice di aver imparato da Duilio Pizzocchi, che può anche essere vero. Ci ha messo poi molto del suo. Però questo rapporto... Ha avuto un buon maestro. Sì, e questa gag loro la manterranno sempre. Io non esito a paragonare Giacobazzi a Walter Chiari, quindi non l'ho detto poco. Ancora una breve pausa e poi saremo di nuovo in studio tra poco. Di nuovo in studio con TG, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, siamo in chiusura, andiamo a rivedere allora i titoli del nostro telegiornale. Brutale rapina in un appartamento di Via Laura Bassi, un imprenditore bolognese di 75 anni è stato picchiato da due banditi che gli hanno portato via più di 20.000 euro, diversi orologi d'oro, prima di fuggire lo hanno anche legato ad una sedia. Studenti delle superiori, draghi ribelli e attivisti di Santa Insolvenza c'erano tutti oggi a manifestare a Bologna nella giornata internazionale di mobilitazione contro la crisi. Nessun incidente ma città in tilt per un doppio corteo, blocchi stradali improvvisati. E un giudizio positivo quello espresso dai parlamentari bolognesi sul governo Monti che oggi ha avuto il suo primo appuntamento importante in Senato dove in serata sarà votata la fiducia. Domani il voto alla Camera. Il Comune di Bologna conferma il no allo spegnimento di Sirio a dicembre, in arrivo anche pedonalizzazioni extra. Delusi i commercianti che oggi sono saliti a Palazzo da Curzio, mercoledì è previsto un nuovo incontro con l'amministrazione comunale. Non ronde ma impegno cittadino, lo dice Manes Bernardini, leader della Lega Nord di Bologna al termine della Notte Verde al quartiere San Donato. Militanti del Carroccio hanno sfilato nella zona del parco Magazzari dove i cittadini si lamentano per il degrado. Ed è tutto con questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, tutti voi una buona serata, arrivederci.